Grande successo per la seconda edizione della manifestazione Re Maiale, rievocazione storica dell'epoca medievale, svoltasi domenica 20 luglio a Meleto nel comune di Cavriglia. La manifestazione organizzata dal Circolo Sociale di Meleto in collaborazione con il comune di Cavriglia ha visto la partecipazione degli sbandieratori di Castiglione Fiorentino, della contrada portasenese di Figline Valdarno, di musici giocolieri e del gruppo degli arcieri del Borro e del gruppo dei falconieri del Valdarno. Meleto ha indossato per una sera i panni medievali, rievocando le atmosfere di un periodo lontano ma alquanto affascinante. Un evento che ha permesso agli ospiti provenienti dal Valdarno e ai turisti di assaporare anche i piatti tradizionali e tipici del territorio. Vediamo il sindaco di Cavriglia. Da che cosa siamo vestiti? Ma sindaco, direi assolutamente gonfaloniere, non sindaco. Stasera questo è il ruolo, per cui... Senti, come ci si sente a indossare questi panni da gonfaloniere? Ci si sente da una parte appesantiti dalla storia, una parte appesantiti dall'abito che credo pesi 15 kg, quindi assolutamente appesantiti. Allora, spendiamo anche due parole su questa manifestazione che veramente ha richiamato tantissima gente. No, davvero una bellissima iniziativa, una grande organizzazione, quindi complimenti a questo comitato, al circolo, alla società di Meleto che l'ha organizzata, a tutti i ragazzi, ai tanti giovani che si sono impegnati, perché è davvero una bella iniziativa, ben riuscita e davvero ben organizzata. Noi abbiamo un territorio, dal mio punto di vista, credo straordinario, con delle peculiarità incredibili, e credo che anche da queste piccole ma importanti iniziative si possa promuovere il nostro territorio. Noi abbiamo soprattutto la parte che confina con il Chianti, con la provincia di Siena, che è straordinaria, e queste sono appunto iniziative meritevoli che vanno nella direzione della promozione del nostro territorio. La manifestazione ha avuto il suo clou nella sfilata storica per le vie del borgo, che ha coinvolto anche tutte le contrade di Meleto. La truppa di Terra di Valdarno, formata da Marcella Colacraia e Franco Salucci, era presente sul posto per realizzare l'ultima puntata di questa stagione di Terra di Valdarno. La trasmissione andrà in onda su Valdarno Channel venerdì 1 agosto alle ore 21:30.